Eccoci qui quindi a realizzare il decluttering per quanto riguarda la parte occhi. Questo qui è lo scomparto e ci sono dei prodotti che sono andati a finire anche qui perché non c'entravano. In più, qua sopra ci sono delle palette a cui dovrò poi trovare una, oltre a vedere quali terrò e quali no, dovrò anche trovargli una collocazione perché qui non è che mi facciano impazzire. Iniziamo subito. Ecco qui lo scomparto con i prodotti. Iniziamo da questo ombrettino qui. È un ombretto di Kiko, ma io penso nella vecchia formulazione perché non credo più li facciano tondi in questo modo. È il 123 ed è questo ombretto Tortora Taupe. Devo dire che non utilizzo quasi mai ombretti singoli, mi trovo molto molto meglio a utilizzare le palette, nonostante per ogni trucco ne vado ad utilizzare anche più di una di palette. Ma forse un ombretto singolo del genere può essere utile. Non lo uso da una vita. La scrivenza vi devo dire che non mi fa impazzire. Però magari gli do una chance. Questo qui è un altro ombrettino di Kiko del 113. Questo qui è un ombretto colorato. È questo petrolio, direi, un pochino brillantinato. Io non utilizzo mai ombretti colorati. Questo, come potete vedere, sembra addirittura quasi nuovo. E non ho cioè, oltre a non utilizzarli, non li ho proprio gli ombretti colorati. Sarei tentata di tenerlo proprio perché ne ho pochi di ombretti colorati, ma vi devo dire la verità, non mi piace per niente l'intensità nella scrivenza. Sembra quasi un azzurro una volta applicato, non sembra più un color petrolio, quindi questo direi proprio che lo butto, non lo regalo neanche perché lo trovo un po' bruttino come colore. Questo è un mio amore. Sto parlando di Entropy di Nabla e chi è che non ama questo colore? Pensate che sto facendo l'ordine e l'ho comprato anche per mia mamma che veniva sempre a rubare il mio. Guardate che cos'è questo colore, è un color taupe, è talmente luminoso che non riesco neanche a farvelo vedere per bene. È un color taupe, ma all'interno ha dei riflessi stupendi, duochrome, sul violetto, è fantastico. Questo ombretto vi fa veramente il look già da solo, quindi assolutamente lo tengo, me l'ho anche sporcato. Questo qui è un ombretto della Lily Lolo, che è una marca bio ed è un ombretto in polvere, si chiama Cream Soda. Me l'aveva inviato in omaggio la Loving Eco Bio, il sito Loving Eco Bio, ed è un ombretto fatto in questo modo, totalmente opaco in polvere, ed è di questa tonalità color carne giallina. Lo trovo perfetto per andare a creare una base omogenea sulla palpebra e in più è anche bio, quindi per tutti i giorni è perfetto. La fata padrona in questo video è la Kiko e sono prodotti vecchi. Questo qui è un matitone che io ho amato, era della linea dei Long Lasting, ma era un'edizione limitata. Questo qui era il numero 26 ed è questo colore che ormai non scrive più perché siccome era questo colore marroncino taupe, molto molto versatile. Questi matitoni mi piace molto la tenuta perché sono a lunghissima tenuta, ma ovviamente è troppo vecchio e questo qui lo butto. Stesso discorso per questo Extreme Pearl Mascara, sempre di Kiko, sempre di un'edizione limitata. Ero in fissa con i mascara colorati all'epoca e questo qui era un mascara blu, fighissimo, solo che è di una formula cremosa. In realtà lo potrei tenere perché ancora è lì, è morbido, sembra una formula quasi come fosse una mousse e il colore, come vedete, è pazzesco. Su qui potrei tenerlo, magari per qualche shooting mi può essere utile. È un mascara appunto in mousse perlato della 02. Ah sì, questo qui lo teniamo, l'ho usato veramente poco e non si è seccato, quindi potrebbe tornare utile. Questo video sarà anche la fiera dei mascara, perché io tutti i mascara mi ci affeziono e faccio difficoltà a buttarli. Questo qui è il Get Peak Lashes Triple Black di Essence, sarà secchissimo che tra un po' non riesco neanche ad aprirlo, che non mi ricordo quando è l'ultima volta che l'ho utilizzato. Non mi è piaciuto, quindi non ve lo consiglio, ma comunque questo lo butto. Non riesco a separarmi da questo mascara. È l'Ultra Tech di Kiko e io lo utilizzavo da quando andavo al liceo, quindi credo qualcosa come più di 6 anni fa. Quasi 8 anni fa. A parte che mi sento vecchia, non lo fanno più. Io non capisco se Kiko mai dovesse guardare questo video mi deve spiegare perché hanno levato dalla produzione l'Ultra Tech. Ovviamente questo è stra esaurito, l'ho comprato in promozione. Ho sbagliato a non farmi la scorta, ma l'ho comprato in promozione quando era già uscita la notizia che l'avrebbero tolta dalla produzione. Niente, questo è secco, ma io non riesco a separarmene, nonostante sia finito, c'è un valore affettivo e me lo tengo. Questo ombretto qui è un ombretto validissimo e mi spiace proprio perché io gli ombretti mono non li sfrutto quanto dovrei, magari risistemando riesco a utilizzarli di più. È della Naiole Ari, l'avevo trovato in una glossy box ed è la tonalità ombretto scintillante numero 22.
è questo nero favoloso. È veramente, lo trovo accecante, è nero stra glitterato, e anche quando lo si applica non perde né l'intensità del nero né la brillantezza. È veramente fighissimo. Come fare gli swatch in posti improbabili. Non è nerissimo, però è veramente una tonalità stra figa. Un altro prodotto che avevo trovato in una glossy box è questo qui, ed è un ombretto, qui dice tinta per occhi, water resistant della Becca, ed è la tonalità romanticism, è praticamente un ombretto di quelli liquidi. La shade, la tonalità non è neanche male, la consistenza anche, se non fosse che non è assolutamente waterproof, anzi è una di quelle tonalità super naturali, ma va nelle pieghette, che è una meraviglia, nonostante lo possiate anche fissare sopra con dell'ombretto in polvere o con della cipria, va nelle pieghette, che è una meraviglia, quindi direi che non è waterproof ed ha una formulazione che non mi piace per niente. Nonostante sia l'unico ombretto liquido che ho, io lo butto perché lo trovo inutilizzabile. Questo qui è un eyeliner in cake della Kryolan, che era nel mio primo kit di make up, ed è la tonalità nera. È un eyeliner in polvere praticamente, che va attivato con l'acqua e fa venire una riga di eyeliner stupenda. Si utilizza molto molto facilmente, diventa di un nero super intenso e a lunga durata, veramente tiene molto bene come eyeliner. Per un bel po' di tempo non l'ho mai utilizzato, finché una mia ex collega, una mia collega makeup artist, mi ha detto: perché? Riprovalo che vedrai che te ne innamori, e infatti me ne sono innamorata. È stato per quasi un anno chiuso senza che io lo usassi mai, e ora lo sto veramente sfruttando un sacco. Il mio eyeliner in gel preferito in assoluto, questo qui della Miss Broadway, ha anche il pennellino incorporato nel tappo, e lo amo. È tanto tempo che ce l'ho ma non si è ancora seccato, e piuttosto sta finendo, non so quanto si possa capire dal video perché è tutto nero. Penso proprio poi di provare un altro eyeliner, questi anni che lo uso, ma rimane il mio eyeliner preferito in quanto a durata, in quanto a intensità di colore, in quanto a facilità di utilizzo, è top. Colla per ciglia finte, questa è la Essence Frame for Fame, ma ovviamente da quando ho iniziato a utilizzare la colla duo non c'è nessun paragone che tenga, e questa la getto. Un altro mascara, questo è quello che sto utilizzando attualmente, ed è il Pupa Vamp. L'ho utilizzato anche in qualche foto su Instagram, ed alcuni di voi mi hanno chiesto che mascara avessi indosso, perché è favoloso, fa un effetto stupendo. Non mi piace molto la durata di questo prodotto, nel senso che su di me tende a sgretolarsi, però l'effetto che fa è fantastico. Me l'hanno regalato per Natale e quindi ancora è buono ed utilizzabile e lo tengo. NYX Lingerie, questa qui è una lingerie per gli occhi ed è nella tonalità 05, Night Glow. Non mi fa impazzire come formulazione, anche qui è un ombretto liquido che ha l'applicatore fatto come un classico lip gloss. Forse non è la formulazione adatta a me, il colore è uno di quei colori naturali che indosso sempre, ma forse la formulazione non è adatta per me, perché anche se la vado a fissare con un ombretto in polvere non mi dura comunque tutta la giornata, avendo io una palpebra tendenzialmente grassa. Ma vabbè, ovviamente è un buon prodotto e lo tengo sicuramente. Questo qui è un vecchio matitone di Kiko, io penso si sia veramente seccato, esatto, non scrive quasi più. Era uno di quei matitoni long lasting, ma era marrone matte, mi sono trattata benissimo per tanto tempo, è un prodotto che mi era veramente piaciuto, ma ovviamente ormai è da buttare. Ombretti di L'Oreal, questi qui fanno parte del kit ma non li porto sempre appresso perché sono colori particolari. Fanno parte della linea Color Rich Smoky, e questo qui è nella tonalità numero 300, Purple Disturbia. Sono degli ombretti fantastici, hanno una texture quasi cremosa, non sono per niente polverosi ed hanno una pigmentazione da paura, veramente da paura. Questo qui è satinato ed è un viola fantastico, anche qui non utilizzo mai ombretti colorati, ma questi sono gli unici che ho e li tengo, nonostante io non li utilizzi veramente mai. Potrebbe stare bene anche con il colore di capelli che ho adesso. Ho una serie infinita di matite però, quindi cerco di andare veloce. Questa qui è una matita nera della FM Makeup, che è una linea tipo Avon. È la mia matita nera preferita in assoluto. È morbida ma non troppo, e mi ci trovo bene per andare a fare una riga sottile all'attaccatura delle ciglia. Mi dura veramente tutto il giorno. Questa qui è una matita della Makeup Revolution, di questo colore bronzo. Nonostante sia l'unica matita bronzo che ho, non l'ho mai utilizzata. Forse più che bronzo è un color rame aranciato, diciamo che non la trovo portabilissima, però è l'unica matita di queste tonalità che ho, quindi la tengo. Matita della Astra, mi piace tantissimo la colorazione, però se dovessi trovarne un'altra
altrettanto valida, cioè più valida, la butterei. È questo color borgogna all'interno delle perle essenza un po' viola. Mi piace il colore, ma non mi piace assolutamente la formulazione e la tenuta di queste matite occhi dell'Astra. Però appunto il colore mi piace, finché non trovo qualcosa di meglio la tengo. Sempre matita color occhi, questa è la Vibrant Eye Pencil di Kiko ed è la numero 602. Mi piace tantissimo perché ricorda un pochino la tonalità del Constructivist di MAC, ovvero questo marrone con all'interno delle pellescenze bronzo, nonostante questa sia un pochino più chiara e più rossiccia. Mi piace molto la tenuta di queste matite, trovo siano sfumabilissime e ottime per andare a realizzare un look smoky. Nonostante questo ho tante matite su questa tonalità e questa è veramente vecchiotta, quindi la butto. Queste qui sono tre matite della linea Matte Color Eye Matte di Pupa e sono nera, color burro e marrone. Le ho provate solo una volta e sono delle matite che mi hanno regalato per Natale e sono morbidissime. Questa burro mi piace da morire all'interno dell'occhio, le altre due forse sono troppo morbide per il mio uso, diciamo, però sono delle matite valide, sono nuove, quindi ovviamente le... Eyeliner in penna, devo dirvi la verità, io utilizzo sempre l'eyeliner in gel, sia per lavoro sia per me. In più questa eyeliner in penna è della Bella Oggi, non mi è affatto impazzire come formulazione, mi è stato omaggiato dall'azienda, però dato che scrive, forse questo lo do alla mia amica, che lo può sfruttare e apprezzare più di me, e... appunto il Market Liner, eyeliner a lunga tenuta nero estremo della Bella Oggi. Matita blu di Essence, è l'unica matita blu che ho, ed è la linea Long Lasting Eye Pencil numero 09. Mi trovavo benissimo con la matita nera di questa linea. Questa blu l'ho utilizzata pochissimo, però è veramente un bel colore. Anche questa all'interno è un pochino satinata, magari per un look estivo la posso tenere. Un altro eyeliner in penna, c'era il periodo in cui forse ero in fissa. Questo qui è della Essence ed è l'Extra Long Lasting. Anche questo qui scrive, però è un nero lucidino. E preferisco dare quello della Bella Oggi alla mia amica perché mi c'ero trovata meglio rispetto a questo, quindi questo lo getto. Matita nera dell'Astra, dato che mi trovo male con la formulazione, ho tante altre matite nere con cui mi trovo meglio e questa qui la regalo alla mia amica. Questa è la matita nera che odio più in assoluto di tutti. Ed è della Maybelline, della Color Drama, come si chiamava? Master Drama, un Kohl Liner. Per quanto mi fa schifo, mi sta anche macchiando la pelle. E l'avevo utilizzata in un video con, posso dirlo tranquillamente, con il mio ex, in cui mi aveva fatto dei puntini su tutto il viso, mi aveva truccato stile pop art. L'avevamo appunto utilizzata per finirla in quel modo, poi non l'ho mai più utilizzata. È una matita morbidissima, sembra quasi un burro, è più morbida di un Kohl, è inutilizzabile per me veramente. Essence la fata padrone. Questo è il Lush Brow Gel Mascara trasparente. Lo utilizzavo come mascara addirittura o come fissatore per le sopracciglia, ma come fissatore per le sopracciglia lo trovo troppo umidiccio, non si asciugava mai del tutto e poi secondo me quando si asciugava creava quella patina un pochino bianca sulle sopracciglia che sembrano tra lo sporco e il vecchio, quindi lo butto. Queste qui sono le fibre sintetiche della Paola P e sono il Luxe Extender. Devo dirvi la verità, non ho mai trovato un mascara che mi tenesse in posa bene queste fibre sintetiche che non escono dalla confezione. Ok, ce l'ho fatta. E quindi poi mi trovavo sempre le fibre sintetiche cascate sotto l'occhio. In realtà è un prodotto validissimo questo della Paola P. Cioè questo scovolino che raccoglie tutte le fibre sintetiche. Non so se riesco a farvele vedere. Penso di sì che si intravedono tutti questi pelettini che rilascia. Vanno applicati appunto sulle ciglia e fa un effetto ciglia finte assurdo. Però dovete trovare un mascara buono che ve le tenga in posa, altrimenti durante la giornata vi cascano. È un prodotto fantastico e che sicuramente Questo qui è un refill poco felice, poverino. È il mio unico ombretto Mulac ed è il numero 13 Royal. È un ombretto fantastico. L'ho comprato in refill perché avevo intenzione di comprare una palette che poi non ho mai comprato. È una colorazione super. È veramente luce pura, penso si possa apprezzare. L'unica cosa è che perde un po' di pezzi. Forse sarà anche cascato qualche volta, sicuramente è colpa mia. Però un pochino si sgretola come ombretto, ma cioè, state guardando cos'è? È luce, punto. Questo qui è sempre un ombretto della L'Oreal ed è il Nude 207. Era un ombretto bianco, ma come potete vedere si è sgretolato. Non lo apro perché rischio di fare un casino e lo butto. Parliamone, questo qui è Caramel di Nabla, l'ho distrutto. Devo trovare il coraggio di aprirlo e assolutamente rirenderlo
compatto, ma io ho provato una volta a fare gli ombretti compatti e non mi ci sono trovata bene, non mi venivano mai bene, quindi se voi avete una ricetta o un metodo che utilizzate, consigliatemelo giù nei commenti, che questo ci tengo tantissimo e lo voglio assolutamente fare diventare compatto, non lo vorrei buttare. Eyeliner in gel di MAC, che fa parte del mio kit, non so perché si trovi qui, e non mi ci trovo stra bene, è nerissimo ed opaco, ma ci si deve un po' prendere la mano perché ha una formula un po' secca. Qui ci sono questi campioncini di Primer Potion di Urban Decay, questi mi li avevano dati insieme alla Naked 3. Li tengo, li utilizzo quando sono in viaggio principalmente, ma non sono solita utilizzare spesso un primer occhi. Sempre un ombretto della L'Oreal, sempre un ombretto colorato. Questo qui è il Pop 410 ed anche questo, raga, ha una tonalità fantastica. Hanno una resa questi ombretti di L'Oreal che secondo me è sottovalutata, non se ne parla mai, ma sono veramente fantastici. Sono fantastici anche nelle tonalità naturali, ci sono delle tonalità per smoky sul marrone, bronzo, nocciola, stupende. Questo qui è un ombretto che ho acquistato con i saldi da Wycon ed è un ombretto bifasico. Come potete notare, questa è la parte oleosa e di qua c'è tutta la parte del pigmento. Si agita ed è proprio stra liquido. Si applica infatti, come potete vedere, con il contagocce. È uno di quegli ombrettini scemi, io li chiamo, più da shooting fotografico che da utilizzo per tutti i giorni, perché è veramente sheer ed ha questa consistenza oleosa che non è che abbia una durata eccelsa sull'occhio, però è fighissima la formulazione, mi intrigava più la formulazione che il resto. E non avevo un prodotto del genere, lo volevo provare e quindi lo tengo. Qui ho questi tre eyeliner di Yves Saint Laurent, mi sono stati regalati e sono nella tonalità nero, rosso e blu. Li utilizzo per occasioni un pochino particolari, non per tutti i giorni, per un look un pochino più particolare e ovviamente li tengo. Matita nera che ha subito un trauma, mi si era rotto un blush. Questa qui è di Pupa ed era la matita occhi triplo uso, perché poteva essere utilizzata sia per smoky che per l'interno dell'occhio che come eyeliner. Mi ci trovo benissimo con questa matita di Pupa e la tengo. Matita bianca di Astra, oltre a contestare la formulazione di Astra, questa è proprio bianca. Non è neanche opaca perché è un pochino iridescente, un pochino satinata e non capisco proprio che utilizzo ne possa fare, quindi la butto. Questo qui è di Essence ed era uno di quei matitoni ombretto waterproof. Mi ci sono trovata bene per tanto tempo, ma ha veramente tanti anni e quindi lo butto. Wycon matita occhi color burro. Secondo me più che burro, questa tonalità è un po' grigiettina, giallina, ma quando l'applicate sull'occhio dà sul grigio. Non mi ci trovo benissimo, quindi questa la regalo alla mia amica, che magari è una questione di colore su di me. Le spiego come utilizzarla e gliela regalo. Base ombretto per occhi della FM Makeup. È una base siliconica. Non mi ci sono trovata per niente bene, non credo che tenga di più l'ombretto. E ormai si è anche seccata, quindi questa la butto. Passione matite marroni, rendetevi conto di quante ne ho. Allora, questa qui è una matita della Sleek, mi è arrivata secondo me secca nella formulazione, questa matita non ha mai scritto se non andate proprio a premere sulla pelle. Per far venire questo tratto mi sono quasi fatta male sulla mano, quindi potete immaginare sull'occhio non è proprio fattibile, l'ho provata a temperare, a scaldare, ma niente. Mi piaceva molto la tonalità perché è un marrone caldo, ma poi diventa anche sfumabile e non gestibile come prodotto, quindi la butto. Questa qui invece è la matita marrone di Astra, anche questa la regalo alla mia amica che sicuramente non avrà una matita marrone. Questa, io vi devo dire la verità, me l'ero scordata. Me l'ero scordata di avere una matita per sopracciglia della Essence ed è la 02 Brown. Mi stavo per ricomprare una matita per sopracciglia io, ma facevo bene a ricomprarmela perché questa qui ormai si è palesemente seccata e non scrive più. Proverò a temperarla, ma se è così secca dubito e quindi niente, la butterò. Matita marrone della Mua, ne ho veramente tante di matite marroni e questa qui la butto. Questa è la mia matita marrone preferita in assoluto, fa parte della linea Waterproof PowerPoint High Pencil ed è la Strabon Brown di MAC. Niente da dire, ne ho parlato infinite volte, io la amo. Liquid eyeliner di Gilles Cagnet. Anche questo qui io mi trovo malissimo con gli eyeliner fatti in questo modo, non penso mai di averlo utilizzato. E si è anche seccato a quanto pare perché non si apre, ma in ogni caso io non lo utilizzo proprio. E anche in mano alla mia amica potrebbe essere pericoloso. Un altro ombrettino di Kiko, questo qui è nella tonalità 122. Quell'altra che tonalità era?
123, quindi è quella prima. Infatti è un beige più chiaro, sempre sul taupe Tortora. Non so più dove farvi vedere gli ombretti. Questo qui praticamente non scrive più. Direi che lo possiamo buttare. Pupa Vamp, questa qui era un ombretto in crema nella tonalità 500, questo colore arancione salmone che non so perché ho comprato e che non utilizzerei mai. In più non hanno una scrivenza fantastica questi ombretti in crema della Pupa Vamp, quindi lo butto. Casal Fatal Casal della Bella Oggi è nerissimo, ma nerissimissimo. Si sta rompendo il packaging. È super nero e super morbido e mi piace molto come casal, è l'unico casal che ho poi, quindi assolutamente lo tengo. Un altro mascara! Questo qui è di Paul Gilles Cagnet ed è il Lash Up. Della Gilles Cagnet mi è piaciuto tantissimo quello Fabulous Volume Mascara, ci avevo fatto anche un video. Questo qui però non è secco, quindi potrei provare a continuare a utilizzarlo. Pupa Vamp, un ombretto compatto ed è il 204. Devo dirvi che con gli ombretti di Pupa non mi ci trovo bene. Questo ha una tonalità stupenda, questo viola è bellissimo, ma no, qui mi ricordavo male, ha una scrivenza fantastica, vi stavo per dire che non aveva una buona scrivenza. Wow, no, questo qui lo posso assolutamente rivalutare. The Real di Benefit, vi dico la verità, questo qui l'ho comprato di recente, ma io da quando mi è arrivato il Pupa Vamp preferisco utilizzare quello piuttosto che questo. Trovo che come prodotto si secchi subito, ma proprio nella formulazione. Mi piace molto molto il risultato, ma si è già seccato dopo neanche un mese di utilizzo. Comunque ovviamente lo tengo perché non è ancora esaurito del tutto il prodotto, ma mi ha un po' deluso stavolta. Matita per sopracciglia della Cinecittà Makeup, anche questa faceva parte del mio primo kit di lavoro. Si è straseccata, ma aveva una tonalità orribile, grigia orribile. Ovviamente la butto. Matita di Essence di questa tonalità un po' strana, un po' improbabile. Ed è la Casual Pencil nella tonalità numero 19, All I Want. È un colore proprio strano per una matita occhi. Non so perché l'ho comprata, cosa volessi farci. È beige, assolutamente beige. Ma anche questa si è seccata perché è tanto tempo che ce l'ho e quindi la butto. Devo dire che sono brava, sto buttando un sacco di cose. Matita di Gilles Cagnet, non l'ho mai utilizzata. È una matita occhi 105 Deep Green, perché di solito non uso il verde. Però è una matita morbidissima, sembra validissima e ha anche una bella scrivenza ed è proprio verde. La tengo perché è l'unica matita verde che ho. Anche questa qui è una matita nera, l'ennesima matita nera. E questa qui è di Paul Gilles Cagnet, è una matita retrattile super nera. Veramente super nera. Ho appena sfiorato, guardate. Ed è nerissima. Questa qui devo dargli una possibilità, non so perché non la sto utilizzando. Ombrettino mono della Art Deco ed è il 629, uno dei miei classici colorini. È bellissimo, anche questo è luce pura, veramente, guardate. Assomiglia molto a quello della Mulac, vi devo dire la verità, gli assomiglia molto, ma li tengo tutti e due. Ultimo prodotto, una matita occhi della Zoeva. C'era un periodo in cui ero in fissa con questa matita, infatti no, ne ho usata tanta. Ed è la Nightwalker delle Graphic Eyes. Non so se la fanno più perché ha tanto tempo, ma c'era andata veramente in fissa. E questo blu metallico me la utilizzavo tutti i giorni nella rima inferiore sfumandola. Devo riprovarla perché mi piaceva veramente tanto quando mi stava indosso. In quest'altra parte ci sono dei prodotti labbra che non entravano sopra, quindi li vedremo la prossima volta. Passiamo ora alle palette, che credo di tenere tutte, tranne forse una, però ve le faccio comunque vedere. Questa qui, tutta sporca sopra, è della Makeup Revolution ed è la Redemption Palette Iconic 1, quindi è il dupe della Naked 1 che io non ho e assolutamente la tengo, mi ci trovo veramente bene, dà dei colori che sfrutto spessissimo, soprattutto questo color nocciola opaco. Naked 3, devo dirvi la verità, non la utilizzo tantissimo, però ovviamente la tengo. Questa qui è una palette della Blush Professional, mi era stata mandata dall'azienda e io avevo scelto la 88 colori. Sono tutti questi colori qui, assolutamente neutri, mi piacciono molto queste tonalità qui ultimamente, di questi colori rossicci, di marroni caldi. La tengo perché ovviamente può essere utile quando vado a cercare un colore che non trovo nelle altre palette, sono sicura che qui c'è. La Duochrome di Neve, ok, voi se ce l'avete mi dovete dire se la utilizzate, se riuscite a sfruttarla. Sarà che io non realizzo molto spesso trucchi colorati, ma trovo proprio difficoltà ad abbinare queste tonalità. In più non hanno questa scrivenza fantastica, secondo me. Mi ero battuta, me l'avevano poi regalata a un compleanno. È stato un regalo graditissimo, però pensavo di sfruttarla di più. Sono colori molto molto particolari in realtà, me ne scordo quasi sempre e l'avrò utilizzata sì e no 4 volte.
Questa qui è The Color Workshop, mi era stata regalata e non penso di averla mai utilizzata. Questi qui sono i colori all'interno, non mi piace molto la qualità di questi ombretti. Come potete vedere, ad esempio questo, ho provato a prendere la parte superiore e sotto l'ombretto, guardate, si vede, è di un altro colore. Non sono malissimo, vedete, in quanto a scrivenza, a sfumabilità, non sono malissimo. Penso di darla alla mia amica, che sicuramente sarà la sua prima palette. Palettina di Kiko. Questa qui è la Color Seduction Eyeshadow Palette 04. Ed è anche qui, ombretti colorati. Questa qui me l'ha data mia mamma. La tengo principalmente perché non ho ombretti gialli, per dirvene una, non ho ombretti verdi e non ho ombretti blu, quindi la tengo in caso in cui voglio realizzare un look un po' particolare. Neve Cosmetics, questa qui l'ho realizzata io, e mi si è rotto il blush, quello luminoso. All'interno appunto c'era un blush luminoso, un blush opaco, questa terra e questo illuminante. La utilizzo spessissimo per me tutti i giorni per andare a realizzare un contouring naturale e molto molto leggero. Ho poi questa qui, che è una palette di Elf. Me l'avevano regalata con un ordine, in promozione, e però era arrivata che ha degli ombretti rotti all'interno, tipo questi due. Altrimenti l'avrei regalata, non l'avrei tenuta neanche per me. Ma anche qui, ci sono dei colori che io non ho in nessun'altra palette. Credo che l'utilità di queste palette con tanti colori sia proprio quella, non tanto nella qualità, ma nel fatto che ad esempio io non ho ombretti arancioni, o non ho mai un ombretto verde come questo, verde lime, quindi la tengo in caso voglia realizzare dei trucchi particolari. Ovviamente tutte queste tonalità di marroni non le sfrutto perché ho altri ombretti di qualità maggiore. Questo qui mi ispira un sacco, vanno molto queste tonalità ultimamente, è un color fragola, sbocciamolo un po'. Non è male, sembra carino questo qui. Ultimissima palette, questa qui della New York Color, io mi confondo sempre. Sì, New York Color Individualize nella tonalità numero 945. Mi piacevano molto le tonalità, mi piaceva molto il fatto che all'interno ha anche un primer occhi e un illuminante per l'arcata sopraccigliare. Solo che non scrive, vi faccio vedere. Questo qui è il tono, quello sul borgogna, e mi piace. Questo qui è rosellino e praticamente è illuminante. Questo qui è il color tortora, che tra tutti è quello che scrive meno. Si vede solo, vedete? Una parvenza di luminosità. E questo qui è il color panna opaco per l'arcata sopraccigliare. Questo qui, vabbè, scrive e si vede. Me la tengo semplicemente per questo colore, perché non ho un altro colore simile, altrimenti l'avrei data volentieri alla mia amica. Appena compro un ombretto simile, vorrei comprare Daphne di Nabla, appena compro un ombretto simile a questo, che mi piace veramente molto la tonalità, questa qui la regalo volentieri alla mia amica. Questo quindi era tutto, io vado a dare un ordine e a separare i prodotti. Spero che quest'altro video decluttering vi sia piaciuto, mettete un pollice in alto se volete vedere il prossimo decluttering, che sarà per quanto riguarda i prodotti labbra. Ci vediamo alla prossima, ciao!